In molti istituti scolastici, da anni insegnanti, presidi, studenti e famiglie lavorano, anche con poche risorse, per rendere più belle e moderne le loro scuole. Sono le buone pratiche che si diffondono a macchia di olio. L'ITIS Maiorana di Brindisi e il Torriani di Cremona sono diventati un modello per l'applicazione della tecnologia nella didattica, dove non ci sono banchi e cattedra e si rovesciano i ruoli perché gli studenti aiutano i docenti. Tesoro, intanto ti faccio la cartella. Il dizionario per il compito in classe, la merenda, l'ombrello dovesse piovere e ti metto anche il caschetto di sicurezza. Così dovesse esserci un terremoto. Ah, e il salvagente. In caso d'alluvione torna sempre utile. E poi l'estintore. Hai visto mai andasse a fuoco la scuola? La scuola elementare di Trivignano, in provincia di Venezia, è stata costruita per essere energeticamente autosufficiente. È una scuola senza caldaie, che si riscalda con il calore della terra e del sole, dove le pareti hanno un isolamento termico ed acustico e il consumo energetico è bassissimo. Con quattro diversi filoni di intervento, denominati scuole nuove, scuole sicure, scuole sostenibili e scuole belle, il governo ha stanziato dal 2014 1 miliardo di euro e altri 3 dovrebbero arrivare nel prossimo biennio 2015-2017. Si tratta però di interventi insufficienti a fronte delle reali necessità della scuola italiana. Ma comunque un buon inizio. Sicure, accessibili, tecnologiche, con arredi a norma e spazi modulabili a seconda delle attività. Sono le scuole del futuro, che chiedono gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. E poiché a scuola trascorrono anche un terzo della propria giornata, le chiedono pulite, luminose, colorate, con palestre all'avanguardia, spazi verdi e cortili ben curati, dove tutti possano fare attività fisica o i più piccoli giocare. Tante scuole sono oggi anche aperte al territorio, dalla Di Donato di Roma alla Cadorna di Milano. La scuola diventa il centro della comunità, dove condividere buone pratiche, esperienze, dove fare cittadinanza attiva. Perché, come ha detto Malala Yousafzai, la giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.